Questa è l'anteriore, solito. Non è una bicicletta. Oh. Eh no, quello va troppo. Ah ben, ah ben. Benvenuti qui sul mio canale per questo nuovo video di oggi. Oggi andiamo a correre con le ovali al bicarting. Oggi io e Jack the Rider andiamo a farci 3 turni al bicarting. È un anno che io non corro, l'ultima è stata mi pare verso agosto-settembre del 2020, quando ci avevamo lasciati un po' liberi. È da un po' che non vado a correre, come ho già detto, quindi mi sa che il primo turno sarà parecchio stressante, avrò tanto male le mani, tanto male i piedi, ma penso che già dal secondo mi abituerò. Vediamo come va questa giornata, quindi vi lascio al momento in cui vado al bicarting. Niente, siamo pronti per il primo turno, siamo già tutti intutati. Ho controllato adesso, la tuta è tutta sbregata qua sul lato sinistro, mi sa che questa sarà l'ultima volta che userò questa tutina, però vabbè, ha fatto la sua storia, ormai è disumenata tra cadute e tutto. Siamo pronti per il primo turno. Quello è embriaco, Marzo, no, non ce la fa più, cazzo. Ti vedo convinto. No. E mai il pancino? Mai il pancino? Vuoi che te lo sistemo? No. Numero 5. Grazie. Ci sei? Quanti ore frena con destro? Eh? Quanti ore frena con destro? Questo è l'anteriore, solito. Frizione è il posteriore. Non è una bicicletta. Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Soliti primi giri tranquilli. Tanto oggi abbiamo anche dei fenomeni qua. Ah no. Ah no, questo è un altro. Questo qua. No, quello va troppo, riesco mica a prenderlo. Non è Jack, ma come cazzo ha fatto a cadere in rettilineo? Vuol dire che l'asfalto comunque sì, è asciutto, ma non è proprio tanto caldo, quindi bisogna stare un po' attenti, soprattutto in questo punto qua. Hai vomitato in curva 2? Eh? Hai vomitato in curva 2? No. Bene. Io sono. No, sti guanti sono troppo stretti, mi fa malissimo. Devo cambiarli.
2. Stavolta abbiamo cambiato i guanti perché gli altri erano troppo stretti, facevano male le mani. Almeno sto giro avrò male solo i piedi, però almeno riuscire a guidare già meglio. Vai Jack. Bocca al papa! Arcodina, no! È arrivato il fenomeno! No, riesco a averla su onda. Porco che lungo. Cacchio! Pensavo di prenderlo, e invece no. Già meglio. Con questi guanti già meglio. Allora? Come va? Molto molto meglio. Te l'ho detto, primo turno è per riscaldamento. Manca uno. Dopo è finita, per oggi è finita. Terzo turno! Tre moto, cioè mai successo, dovrebbero arrivare altre tre persone, ma hanno detto che non arrivano, quindi noi corriamo. Ultimo turno per me e Jack, e questa volta proprio non abbiamo da romperci le balle con i sorpassi. Jack cerca di capire bene la sua moto e io cerco di fare un buon tempo. Ho guardato il tempo del secondo turno e ho fatto 29,6 dopo un anno. Avrei detto sul 30, ma diciamo che alla fine me la sono cavicchiata, dai. No, la stavo già perdendo. Ah ben Bencio, no, quello va via fisso, tanto fisso. Porca troia, dove l'ha passato? Chi è che gli sta dietro a quello? Impossibile. Quello girerà in 28 sicuro. No! Cazzo! Peccato. Ho dato tutto, Dio. Tutto ho dato. Mamma mia. Porca troia. Ma sai che quello là, con quella tutina, non mi è familiare. Guarda, quello là una volta l'ho morto a fanculo perché mi ha tagliato proprio la traiettoria qua larga.
come figa. Infatti adesso spero. No, è impossibile. Mi sa che lui girava in 28. Io spero di aver fatto un 29.3, 29.2. Perché ti giuro, ho fatto di quelle. Cioè, qua addirittura pinzavo. Dopo all'ingresso culo lasciavo tutto. Turni finiti. Sono cotto, sono stanchissimo. Appunto, dopo un anno di fermo è parecchio tosta salire su una motoretta così piccola. Però sono contento. L'ultimo turno, come avete visto, eravamo rimasti in tre. Dovevamo correre in di più, però la gente non è arrivata. Quindi pur di non farci aspettare ci ha fatto quello stesso. Quindi eravamo rimasti in tre. Io, Jack e quello con la tuta nera e gialla, che devo dire che andava via fisso. Infatti l'ultimo turno lui ha girato in 28 secondi e 5. Il mio best di oggi è stato 29 e 2. Perciò ragazzi, dopo questi tre turni io vi saluto, che sono cotto. Quindi, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale, lasciate un like, un commento, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. In descrizione trovate i link dei miei social Instagram e Facebook, trovate anche il link del mio secondo canale YouTube. Perciò ragazzi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Bella fioi! Little streets like, love it out and cut.